contro una ottima squadra, i primi due set alla grande, il terzo giocato punto a punto, e questo significa che è stata una grande partita. Soddisfatto? Sì, oggi sono molto soddisfatto perché abbiamo veramente fatto una buona partita, siamo riusciti a tradurre in gara cose su cui lavoriamo in allenamento. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo interpretato bene la gara e quindi direi che siamo, insomma, anche le cose che a volte ci vengono peggio oggi sono venute bene. Spero che questo dia fiducia al gruppo e che, insomma, non sia un episodio ma che faccia parte di un momento più lungo. A parte il gioco di squadra che è stato ottimo, ma nei primi due set si è visto tantissimi primi tempi, cose che si vedevano poco. I primi tempi li puoi giocare quando ricevi bene. Oggi abbiamo avuto per quasi tutta la gara buona ricezione, insomma, buona gara del nostro palleggiatore Cortellazzi che, insomma, anche nei momenti più difficili credo sia rimasto lucido nelle scelte e abbia fatto un'ottima partita. Coach, non ci sono stati praticamente passaggi a vuoto, anche questo, insomma, sono segnali positivi. No, c'è stato anche oggi qualche passaggio vuoto, ma a un certo punto ho detto ai ragazzi noi che possiamo pretendere che gli altri non facciano niente, però ecco, siamo riusciti a restare in partita, mi sembra il terzo set fossimo indietro anche di 5 punti e siamo riusciti a restare in gara e questa è un'altra cosa su cui avevamo parlato, di riuscire a essere continui, non farci prendere dalla tensione, sopportare i momenti negativi, insomma, oggi ha funzionato tutto. È una vittoria importante che viene dopo un'altra, altrettanto importante adesso è fondamentale, insomma, dare un po' anche di continuità a questi risultati. Ma sui risultati la stiamo dando perché su le ultime 5 partite abbiamo vinto 4 volte, quindi non è poco. E sul gioco c'è ancora tanto da crescere perché non basta le cose farle bene una volta, bisogna farle bene tutti i giorni, neanche tutte le partite, tutti i giorni. Allora lì poi uno prende sicurezza sulla tecnica e lavorare con molta umiltà. Sarà interessante vedere questa settimana come lavoreremo, no? Se saremo ingenui da dire vabbè siamo forti e allora adesso possiamo rilassarci, o seppure se invece, insomma, cercheremo ancora di crescere. Di certo partiremo dalle cose che ci sono sempre che non funzionano e cercheremo di stabilizzare quelle che sono andate meglio. Grazie mille.